Oh mio Dio, bella faccia. Bella faccia, abbiamo fatto un casino, secondo me. Oh. Mi si è bloccato tutto, bella faccia. Signor bella faccia, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Allora, lei sa cosa ci fai qua in questo momento, in questo mondo? Non lo sa, lega i cartelli, lega i cartelli, lega i cartelli. Vada, vada. Allora, pure. Dovete lasciare quanti? 12.000 mi piace per questo video, di iscrivervi immediatamente. 12.000? Sì, perché sono delle sono delle super TNT, hai capito? Quante sono? 5? 5 devastanti da provare. Ok. Allora, caro buon bella faccia, io devo dirti però una verità. Io conosco già queste TNT. Dica, sì? Sì? Dimmi. Dovevo finire. Ah, scusami, vai. 5 super TNT devastanti da provare in Minecraft. Alcuni sono veramente esplosivi. Ok. Comunque, ti dicevo che io queste TNT qua già le conosco. Quindi, questo è un video per dimostrarti delle TNT che sicuramente non conoscerai, caro buon bella faccia, e che ti sorprenderanno. Dai, fammi sorprendere. Sei pronto? Vai. Allora, vieni con me, vieni con me. Io direi, partiamo subito da una TNT che è bella divertente, secondo me, che si crafta con della sabbia, della gunpowder. Ma guarda con quale oggetto anche si crafta, con questa. E otteniamo questa bellissima TNT nera. Bella faccia. Ma a me non mi sembra tanto potente. No, guardala, guardala, leggi come si chiama. Pillager TNT. Pillager TNT. Allora, ti do un consiglio. In questo momento noi abbiamo la possibilità di metterci in creativa, così potremo vedere i suoi effetti e testarla per bene, va bene? Bella faccia. Mi metto in creativa, quindi. Mettiti pure in creativa, vai. Hai il permesso di metterti in creativa, caro buon bella faccia. Droppami pure la TNT, che te ne do una anche a te in questo momento. Guarda quante te ne do. Me ne lanci proprio 64 così? Sì. Allora, vieni con me, vieni con me. Andiamo, per esempio, qua, in questo punto. E attivo la TNT, se vuoi, così ti faccio vedere il suo primo effetto. Sei pronto? Mi spaventa, Ti ispira o ti spaventa? Mi spaventa, perché vado. Guarda qua, guarda qua. Già ha un effetto completamente diverso. Guarda, guarda qua. Ti ha formato un sacco di pillager con degli archi super incantati, caro bella faccia. Mi sa che i villager non ti parleranno più, Marco. Lo so. Ma guarda, tecnicamente se tu fai fuori loro, a parte che hanno un nome che hanno si chiamano nome. Armi pillager, perché loro fanno proprio parte dell'esercito dei pillager, hanno anche delle armi molto forti. Sono forti. Ma sono super resistenti a quanto noti. Quindi, sì, per esempio, se tu fai così, guarda no, cosa Mark, succede. Non farlo. Guarda, 1, 2, 3. Senti il rumore anche del Ravager. Guarda quanti sono, bella faccia. Oddio, sei pazzo. Andiamo a tornare nel villaggio. E poi hai visto quanto resistivano? Sono tantissimi. Sei pazzo. Tu sei fuori di testa. Vabbè, lasciamoli qua. Perché ti ricordo che abbiamo tanti altri TNT da provare. Ok, bella questa faccia. È bella. Questa qua era bella. Ti piaceva? È molto bella, mi piaceva. Dai, un voto da 1 a 10 per ogni TNT. Questa com'era? Ok, allora, questa ti devo dire la verità. Questa mi è proprio piaciuta. E io gli do un 8,5. Ok, va bene, ma facciamo così. Facciamo votare anche i nostri amici direttamente da casa per ogni TNT. Devono scrivere qua sotto un commento oppure scegliere la loro preferita a fine video. Ci sta. Ho un'idea. Vai. La TNT che verrà votata di più di tutte te la farò esplodere in casa. Ok. Ma nella Big Vanilla? Sì. va bene. Allora, andiamo con la prossima. Questa qui, guarda come si crafta. Con la sella del cavallo in diamante. Posso indovinare che cosa fa? Cosa fa? Vediamo, prima di se indovini. Secondo me evoca dei cavalli. Non lo so, perché in realtà, caro buon bella faccia, leggi come si chiama? Bella faccia. Sì. No, mi rifiuto. Sì, bella faccia. Hai presente le TNT che abbiamo utilizzato fino adesso, quella lì di là? Sì. Questa è il triplo più forte, secondo me, mi va bene? Vieni con me, ci allontaniamo un pochino. Vieni. Questi qua, i nostri amici sono despawnati, l'esercito è praticamente andato via. E in pratica questa qui, guarda cosa c'è. Vai, la piazzo io a terra. Vai, falla, accendila tu, falla esplodere. Silenzio. Cos'era? Vediamo. Boom! Ma è fuori, è piombato dal cielo. Esatto! Arriva un Ravager missile. Ti è piaciuto? Ma che bello. Guardalo dall'alto. Ma la cosa bella è che lui cade proprio di testa. Capisci cos'è? È proprio bello. Ma è bellissimo. Ti piace? Ti piace? No, bella. Vai. Vediamoli. Guarda quanti.
Ti piace, ve la faccia? No, ma era bellissima, Mark. Questa è la tua preferita adesso? Questa gli do 9. Ok, gli do 9. Ci può stare. 9 tanto, eh. 9 gli do. 9 tanto, bella è faccia. Bellissima. Andiamo, bellissimo. Ne abbiamo altre 3, ti ricordo, bella faccia. Vieni con me, sembra vieni con me, tipo vieni con me. Le sì? Valchirie che arrivano dal cielo. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Allora, andiamo col prossimo crafting. Questo, secondo me, è la TNT che quella preferita di Steph, lo sai perché? Ho già visto, c'è il bambù. Bravo, bravo, bravo. Allora, quindi si mette il bambù al centro, sabbia a rombo e poi negli angoli la gunpowder per ottenere, guarda qua. Secondo me, questa, sì? Vediamo dal nome, panda. Panda crea una TNT? Foresta, crea una okay. foresta. Ok, allora, prova a dropparmela, vediamo un attimino cosa otteniamo da questa TNT del panda. Allora, però non andiamo più verso quella zona perché abbiamo dato fuoco tutto quanto, ve la faccia. Tiriamo dritti qua, dove c'è questo porcellino, va bene? Va bene? Sì, allora, piazza la TNT, se vuoi farla esplodere tu, fai pure, caro buon bella faccia. Vediamo cosa succede. Oh! Stai attento, eh? Stai molto attento. Eh? Cosa? Bella faccia, occhio, oh, occhio. Ma che cosa? Boom! E non solo, guarda. Ok, non so capito nulla. Allora, non so se hai capito bene cosa è successo. Quando noi abbiamo piazzato la TNT, l'abbiamo fatta esplodere. Ha spawnato. No, 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 fermo, fermo. Bella faccia, fermo, che diamo fuoco a tutto quanto. Ti dicevo, in pratica, il bambù è nato sotto la TNT. E poi crescendo ha fatto esplodere tanti fiumi di TNT che hanno spawnato in realtà non delle esplosioni distruttive, ma tanti piccoli panda e un loro bioma personale. No, ma questo è veramente particolare. Ma questo è particolare. Vai, fai. Facciamo così, vediamo, facciamo questi 9. 6. Vai, allora, vai. 9. Accendiamoli tutti quanti. Occhio, eh. Occhio, eh. Siamo attenti. Oh! Oh mio Dio, bella faccia. Bella faccia, abbiamo fatto un casino, secondo me. Mi si è bloccato tutto, bella faccia. Allora, diciamo che i panda li abbiamo dovuti eliminare, ragazzi, perché avete visto che c'era un lag immenso. Però hai visto quanto è forte quella TNT. Oh, Marco, bella faccia. Guarda. Esatto, esatto. Perché i panda a loro volta droppano. Oh, scusa, no. No, cioè, quindi droppano sti cosi che esatto. fanno di nuovo questi per, cosi perché che così, questi cosi. Perché in pratica così loro possono autoriprodursi direttamente, capito? Ma sono dei però panini. Queste qua sono esplosive, capito? Ah, non le generano i panda. Esatto, loro riproducono praticamente le TNT, poi allora, conseguenza. Dimmi, allora, un voto a questa io TNT? Allora, questa è veramente stranissima, particolare. Okay. Però quella del devastatore che ti piove dal cielo. Ok. Quella è originalissima. Io okay. gli do comunque un 8 e mezzo. Ok, ci può stare, ci può stare, ci può un stare. Un bel 8 e mezzo. Abbiamo altre due TNT, ti ricordo, quindi andiamo qua a craftarle. Questa al centro si crafta con un colorante arancione. Caro questa non lo saprei, non questa saprei. Sai che non me la ricordo? Sono curioso anche io quanto te in questo momento. Voglio vedere cosa riusciamo a tirar fuori da questo mondo. Allora, quindi, a rombo mettiamo la sabbia. Poi gunpowder agli angoli e otteniamo. Guarda qua dove sei, guarda cosa otteniamo. Fox? La TNT della volpe, caro buon bella faccia. Non so cosa aspettarmi. Allora, sai che questa qui neanche io me la ricordo. Però mi voglio allontanare per bene. Vieni con me, caro buon bella faccia. Abbiamo spaccato tutto. Sì, qua abbiamo praticamente distrutto tutta quanta la mappa noi. Allora, attiviamola qua. Vediamo cosa succede. Ci sei? Guarda, guarda, suda, sta sudando. Sta sudando orange. Cioè, dell'arancione sta sudando. Cosa vediamo, c'è? Vediamo. Oh! Ok. E come noti, sono spawnate delle volpi, ma le volpi in bocca hanno la TNT. No, non ci credo. Sì, 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 caro buon bella faccia. Ed esplode? Ed esplodono. Quindi stai attento che a un certo punto loro rilasciano la TNT più vicino a te. Te la lanciano addosso praticamente. Vedi che me l'hanno lanciata una addosso? Sì, non ci posso credere. Loro ti lanciano le TNT addosso, caro bella faccia. Non ci posso credere. Cioè, questa... quanto è bella questa cosa? Me lo questa vuoi dire? Questa è cattiva, questa, questa è bella cattiva, Ma non solo, cattiva. Questa è la volpe quella più cattiva. Quella col glowing. È lei, perché... fa? Lei ti ruba anche gli item se le stai vicino. Per esempio, se gliela droppi... Hai visto che l'ho droppato un item? Sì, lei esplosa. Sì, 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 sì. È assurdo. È e quando... Allora, questa... Sì? Questa è da... Da? Sì? È da 8. Da 8 7 e mezzo 8 sono allora indeciso. Secondo me questa qui è quella un po' più tranquilla, è tranquilla. Quella più carina a livello estetico, perché le volpi diciamo che sono le più belle sì. di tutte quante. Sì, sono sì, belline sì. Però, però la seconda che mi hai fatto vedere lo so tanta lo so. Roba quella. Allora, quindi ora abbiamo la ultima nostra bellissima TNT. Quindi sei pronto? Prontissimo. Allora, guarda con cosa si crafta. No.
Mi devo spaventare? Del drago. Non lo so che roba la faccio. A che vedremo. Fare col drago? Che non fare. Lo so, vedremo. Allora, quindi gunpowder, come sempre, quindi sabbia a rombo, gunpowder agli angoli e il respiro del drago al centro. Per ottenere, dove sei? Qua. Tieni qua. Leggi assieme a me questa TNT, come si chiama? No, Illusioner. Esatto, caro buon bella faccia. Sei pronto quindi ad attivare l'ultima? Sì. No, aspetta, vieni qua, dove sei? Dove ti ho perso? Eccoti, tieni qua. Allora. Nacciarino, grazie. Abbiamo anche Nacciarino, tenga pure. Anche tutti i tuoi soldi. Tenga pure anche i miei soldi, allora, tenga pure. Venga con me. Allora, andiamo. Dove andiamo? Andiamo belli lontani, che visto che è l'ultima, andiamo di qua, andiamo sì, oltre andiamo alle esplosioni di Ravager. Ma vieni. È così potente? Allora, non ti dico che è potente in realtà. Questa qui me la ricordo molto bene. Allora, dove sei? Attivala pure. Prima ti faccio vedere gli effetti. Guarda che bella con le particelle viola attorno. Vado, eh. Molto particolare. Vada pure, caro buon bella faccia. Questo è il drago. No, questa non è un Enderman. Oh! Hai visto cosa succede? I diamanti. Non solo, prendiamoci un piccone. Per esempio, okay. Prendiamo un piccone di diamante e mettiamoci in survival. No, io non mi fido. Mettiamoci in survival. Mettiamo in survival. Questa qui è una, come dire, è una TNT trappola. No. In pratica, tu mettiti praticamente sopra il blocco di diamante, perché tu vuoi, questo qua, perché tu quando vedi un blocco di diamante in giro per il mondo, lo vuoi rompere, perché te lo sì. vuoi portare a casa, giusto? Rompi pure il tuo piccone, il tuo blocco di diamante. Hai visto? No. È una trappola per ladri. Sì, è la trappola che è l'effetto dell'illusione. Esatto, ti dà un morso della piova dell'illusioner. Ah, che male, che brutto. Questa è una trappola vera e propria. Però posso schivarla. Allora, però non lo sai. Cioè, tu vai lì, non lo sai che c'è una trappola dentro, eh. Questa qui è la trappola dell'illusioner. Ho un'idea. Sì? Ne vuoi spawnare tante? Allora. Ho un'idea, però prima ti do il voto. Ok. È molto tranquilla, quindi un 8. Ok, mi piace. Io adesso ne metto tutte insieme. Le metti tutti assieme? Ah, vediamo cosa succede. Tutte assieme, una a fianco all'altra, tutte e 5. Poi le attiviamo? Sì. Ok, vai. Andiamo? 3, 2, 1. Vai, vediamo. Secondo me però il Ravager distrugge tutto, lo sai? Sto arrivando! Te l'ho detto. Quanti pillager ci sono? Bella faccia, scappa! Bella faccia? Mi sa che hai fatto una brutta fine. Ti tipo qua da me, caro amico buon bella faccia. Però che ne pensi di quello che... Bella faccia? Io scapperei fossi te. Ma quanti ce ne sono? Guarda quanti ce ne sono, si stanno riproducendo. Ma com'è possibile? Non lo so, mi sa che si è buggato tutto, bella faccia. No, guardali! Sono mio. Vabbè, bella faccia, facciamo una cosa. Salutiamo il video, noi ragazzi, in un prossimo video. No, bella faccia, fermati. No, bella faccia. No, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lasciate un like, un commento, a scegliere uno dei video qua davanti e a passare dal canale del buon bella faccia. E da Marco e da bella faccia è tutto. Ciao!